cosa bolle in pentola. Oggi andrò a presentare un piatto della tradizione, di nessuna tradizione. Oggi si va a presentare un piatto italo-coreano, una mia creazione. Quindi andiamo a mischiare un po' della cultura coreana, un po' della cultura italiana e andiamo a creare un mostro. Cominciamo con la carne. Andiamo a tagliare la carne in lungo, stavolta l'ho capito. Spicchio d'aglio, due spicchietti, vanno bene perché ci piacciono i sapori forti. Un po' di sale, pepe e la soia. Proprio un filino così. Nel frattempo vado a preparare le verdure. Quindi cipolla e carote. Un trucco per non piangere è trattenere il respiro. Funghi, io farei un misto. Cominciamo da questo porcino. Che non è un porcino, però bello. Poi prendiamo questi qua che sono champignon. Allora, facciamo questo misto funghi. Che andiamo a mescolare, mettere qua, con tutte le altre verdure. Andiamo a condire con un po' d'olio. Girasole. Poi andiamo a prendere il protagonista della serata. Il guanciale, perché il guanciale? Perché il guanciale? Perché sono di Roma, quindi il guanciale, niente dove. Andiamo a levare la cotenna. Andiamola a buttare. No, mai. Il grasso della cotenna ci aiuterà con il soffritto, quindi lo lasciamo là. Poi andiamo a tagliare il guanciale a listarelle. Molto grasso, eh? Sta a suga più di me sto guanciale. Poi facciamo qua a cubetti. Ok. Cominciamo a sentire come il guanciale canta, vedi come si sta... Sta sudando, sta tirando fuori tutto il suo grasso che appunto ci darà quella sensazione di Roma in Corea. Nel frattempo io prendo una cucumella e inizio a preparare quella che è la carbocrea. Con uova, solo il rosso. Quindi, 4 uova, guanciale abbastanza croccante. Lasciamo fare quello che si chiama shock termico, se no fammo un macello. Poi, pecorino abbondante. Pepe, trucchetto del mago Mattia. Un po' di grasso di guanciale qua. Questo piccolo calore del grasso di guanciale va a pastorizzare l'uovo, quindi non dà quell'effetto salmonella. Guardate che bellezza. Poi, cosa andiamo a fare? Andiamo a levare il guanciale. Quindi cuociniamo con il grasso del guanciale e le verdure. Andiamo a saltare un pochino. Via la carne. Allora, la carne la facciamo arrosolare un pochino. La scottiamo. Mi aiuterò con la cottura con un po' d'acqua. Come se andesse a sfumare. Cosa andiamo a inserire? Voilà, il picante! Un cucchiaino proprio così. Quindi andiamo a dare questo gusto della Corea, dei paesaggi, delle montagne, del mare, insomma tutto quello che ci sta. Leviamo gli gnocchi. Questi sono come i gnocchi normali. Questi quando salgono a galla sono cocci. Andiamo a spadellare il nostro gnocco. Attenzione, lasciamo riposare a temperatura per 10 secondi per evitare di fare la frittata. E voilà, andiamo a mantecare. Vado a impiattare, chef. Ah, 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 sento profumo di vittoria. Questo è l'impiattamento alla Masterchef. Guanciale a cascata. Quindi gli diamo questo tocco di romano. Sesamo. Sarebbe meglio d'olio d'oliva. In questo caso metto quello di girasole. Questo piatto l'ho sognato io. Bene, il mio piatto è pronto. Signore e signori, la mia carboreana. A giudicare questo fantastico piatto sarà proprio lui. L'avete sentito tutte le puntate, ma proprio tutti i giorni a rompere. Signore e signori, la voce è fuori campo. Posso? Prego. Ma che fai? Wow. Wow, amazing. Guarda, Mattia, devo essere sincero. Quando abbiamo detto che voi avreste dovuto cucinare un piatto italo-coreano, ho avuto paura. Ma adesso avrei paura a non assaggiare. Allora. Mi si concentri sullo gnocco, il guanciale e la carne, così facciamo questo gioco di sapore. Ok. Chiaramente immagino tutto insieme. No. Non c'è. Manca lo gnocco. Attenzione. Lo possiamo dire? Mego. No, no. Wow. Wow, wow, wow. Questo piatto lo pagherei almeno 16 euro in ristoranti. Lo metteresti in un ristorante italiano o uno coreano? Bella domanda. Il ristorante italiano che fa anche cucina, diciamo, orientale, sì, se no questo è il cavallo di battaglia del ristorante coreano, insomma. Ah, proprio? Sì, sì, questo lo vado a vendere subito. Delizioso. Torno fuori campo. A presto. A prestissimo.
A posto, raga. Lo so. Fermi tutti che mazza. Non c'era niente di finto in quelle parole. Nella prossima puntata di Cosa bolle in pentola?